Ogni famiglia reale che si rispetti porta con sé misteri, complotti, accuse, vendette e pettegolezzi. Molti pettegolezzi. Ovviamente in particolare su amori e patrimoni, affetti ed eredità. Molta eredità. E quella lasciata dalla regina Elisabetta pare essere davvero una reale eredità. Si parla di un patrimonio personale di ben 500 milioni di dollari. Tra cui spiccano Hyde Park, diademi di diamanti, favolosi e unici gioielli, straordinarie collezioni d'arte e persino un pianoforte in oro massiccio. Okay. Questa sarebbe solo la premessa, perché si stima che il portafoglio della Royal Family, tra faraonici castelli, immobili, collezioni d'arte, gioielli, il ducato di Lancaster e investimenti, si aggiri intorno ai 28 miliardi di dollari. Tutto tranquillo, quindi? Neanche a parlarne. Secondo i tabloid inglesi, la regina avrebbe escluso dal testamento il nipote Harry, sua moglie Meghan Markle e i figli, mentre alla adorata Kate, moglie del principe William, e alla loro figlia Charlotte spetterebbero tutti i suoi gioielli, bracciali, diademi, anelli, orecchini e collane. E questo è solo l'inizio. Allora Mario sì. Campa, ciao. Sono ecco. Qui. Dunque, parlavamo anche prima, se non sbaglio, i nostri autori adesso hanno detto tutte le urla, ci sono state le urla della folla contro il principe Andrea. Quando? Esatto, cioè quello che posso testimoniarti è che le persone non dimenticano, cioè gli uniche momenti diciamo di critica da parte della folla proprio nei confronti del corteo funebre sono state per Andrea, e questo è avvenuto in due momenti, sia ad Edimburgo, in cui addirittura un ragazzo è stato arrestato proprio perché insultava il principe Andrea, definendolo appunto regalandogli dei titoli non proprio gradevoli, ecco, pubblicamente. E poi di nuovo proprio nei pressi di Westminster è successa la stessa identica cosa, cioè al suo passaggio qualcuno borbottava, qualcuno si lamentava. Diciamo che da quello che ho notato, da quello che ho visto, solo nei confronti di Andrea c'è stato un'accoglienza di questo tipo da parte della folla, che quindi, per quanto posso testimoniarti io, non dimentica quello che ha fatto, anche se purtroppo non è abbastanza.